questa è una cosa leggermente diversa, sto già provando con altre modelle, mi è stato richiesto sia in italiano sia in inglese da parte del pubblico un feedback anche sonoro delle nostre videomodelle, in questo caso di fronte a me la bellissima Lucrezia. Grazie. Ciao a tutti. Ok, Lucrezia è una ragazza molto giovane, possiamo dire l'età? 19 anni. 19 anni, ok. E ha iniziato da poco appunto questa carriera anche come videomodella. Raccontaci un po' di questo, della ballerina, del disegno. Allora, io faccio danza da quando ho 3 anni e mezzo più o meno. E ho provato diversi stili, tra cui propedeutica alla danza inizialmente, poi danza moderna, classica, hip hop, adesso moderna e hip hop le continuo. Poi sto finendo scuola e in questi ultimi mesi ho conosciuto qua Alfredo e quindi ho iniziato questo percorso appunto di videomodella che insomma sta un po'... speriamo cresca, ecco. E niente, quindi stiamo anche cercando di unire ai video anche la danza in modo da appunto integrare il tutto. Certo, tra l'altro anche il pubblico che ha visto questi due modi, film fashion, film con la danza, no? Mm-hmm. Ha avuto diciamo un parere positivo, quindi è riscosso molto successo. Anche soltanto nel movimento per mostrare gli outfits, un classico del fashion film o del fashion editorial mescolato al resto. E poi dicevi, oltre al discorso della danza e adesso della videomodella, che hai un altro interesse molto forte. Sì, a me piace molto disegnare. In realtà sì, non è forse è più disegnare su carta che dipingere su tela. Certo. Anche perché penso dipingere non ho mai fatto molto esercizio, quindi non mi riesce nemmeno troppo bene. Però sì, spesso quando non ho niente da fare copio immagini da Pinterest. Spesso magari personaggi della Disney, per cui una grande passione, e quindi ricopio quelli e passo il tempo così a volte. Oppure anche leggere, mi piace molto, solo che ovviamente conciliare tutto con la scuola di questi tempi è un po' difficile. Sì. Sì, esatto. Ok, questa è un'intervista molto semplice. Cosa indossi di bello, visto che è un fashion editorial di caso, anche se statico e verbale, cosa indossi di bello e chiudiamo l'intervista. Allora, sto indossando un body nero, delle culottes nere, delle décolleté nere e dei collant color caffè. Sì, Santan, li chiamo sì. Così, insomma, bronzatura, Santan caffè, così, metti della linea, ok. Quindi Shein, Calzedonia e altri brands come Zara, Terzeni, sono brands che utilizzate voi ragazzi di solito e vengono poi quindi diciamo mostrati, ma non sono, lo dico sempre per tutti, non sono sponsor del video in quanto è tutto un contenuto autoprodotto. E cosa dire al pubblico? Se mi piace questo, cosa devo dire? Devo più dire se mi piace questo contenuto? Sì, informarci, così. Insomma, nei commenti, poi come al solito mettere like al video e iscrivervi al canale. Perfetto. Ultima domanda, quanto conta per una ragazza della tua età in questo contesto appunto sociale il discorso della bellezza esteriore oltre che quella interiore? Difficile. Difficile? Non so. Allora facciamo così. Ma più che altro perché, non lo so, mi sento un po' lontana dalle ragazze della mia età, quindi non so se il mio parere rispecchi effettivamente. Ok. Io ti conosco già per quello che ho fatto la domanda. La mia è la provocazione, in realtà, se mi conosci ormai sono fatto così, perché poi potrebbe essere argomento di una futura intervista, così lasciamo la possibilità di seguire il canale non solo per vedere la tua evidenza, la tua bellezza, ma anche per vedere questo aspetto, che probabilmente ci sarà, probabilmente non sarà mai palesato, perché potrebbe andare contro alcuni pensieri esatto. Ragazze, diciamo, che magari si espongono un po' troppo, diciamo così, ok? Però lasciamo tutto ancora in stand-by. In stand-by, okay. Ti ringrazio ancora e ringrazio tutti voi grazie per aver seguito l'intervista, grazie.